Siamo qui con Matteo Brunamonti, la coautrice del libro Un miracolo per la vita, Elvia Cerrotti, per parlare appunto di questo libro che esce in occasione della giornata della vita. Una domanda intanto a Matteo Brunamonti. Tu racconti proprio all'inizio del libro che questo libro nasce, arriva nella tua vita in modo improvviso, in un momento della vita particolare, perché non avevi intenzione, tu avevi già scritto un libro, ma non avevi intenzione, o comunque non era nel tuo disegno, di scrivere un altro libro. Sì, quantomeno non a brevissimo termine, perché semplicemente volevo trasferirmi all'estero, volevo dare un cambiamento forte a una vita che era rimasta un po' piatta. E invece, quando sono andato a casa di Elvia, che mi ha contattato pregandomi di scrivere questo libro per lei, e ad ascoltare la sua storia, per dirle che non avrei accettato l'incarico che mi voleva assegnare, sono rimasto talmente colpito dai contenuti, dalla bellezza della sua storia, che non solo ho accettato di scriverlo, ma non sono neanche ritornato a casa, mi sono fermato nella prima casa di un amico disponibile, la più vicina, chiedendogli un foglio di carta e una penna, e ho scritto di getto il primo capitolo. Che cosa ti ha spinto a rendere pubblica, a raccontare pubblicamente quella che è una vicenda privata, familiare, difficile, fortunatamente a lieto fine? Allora, sono mamma di 3 figli. Dopo la prima, con questa esperienza fantastica, mi hanno detto di rinunciare al pensiero di qualunque altra gravidanza. Non ho ascoltato nessuno, sono andata avanti. Ho 3 gioie immense e questa è la spinta a scrivere la mia vita, a metterla a disposizione di tutti per un messaggio di speranza, un forte messaggio di speranza, perché nulla è scontato, ci sono sempre tante vie e non dobbiamo neanche sforzarsi più di tanto di sceglierle, dobbiamo lasciarci un po' trasportare da una magia che forse non ci compete. Questo libro è soprattutto un inno alla dignità della vita. Oggi, quando si parla della dignità della vita, sembriamo tutti d'accordo, però c'è chi, come dire, difende la dignità della vita in senso positivo, come rispetto di ogni vita, e chi in senso negativo, come anche la possibilità di sopprimere una vita. Ecco, questo libro può dare qualcosa a chi vuole riflettere su questo tema delicatissimo e chi magari sta vivendo un momento difficile come l'ha vissuto quello di Elvia. Sicuramente questo libro, chiedo scusa, è un dono. È una cosa bellissima che può entrare nella vita delle persone. Io stesso ho scritto in un commento finale, aggiuntivo, che questo libro mi ha cambiato la vita. Non è tanto il libro, è la storia in sé che ovviamente mi ha cambiato la vita, perché mi ha dato una prospettiva diversa nel vedere le cose. È un messaggio di speranza, è un messaggio di incoraggiamento a portare avanti la scelta di donare la vita. La vita è un dono, non siamo noi a poter decidere. Grazie allora ad Elvia Cerrotti e a Matteo Brunamonti. Ricordo Un miracolo per la vita, l'ultimo dono di Don Oreste Benzi, Paoline.